Pace bene, carissimi amici. Nelle quattro puntate di Calcutta, due già registrate, due che registreremo, l'intenzione era di vedere il Vangelo vissuto, non commentato con le parole ma con i fatti. Nelle tre puntate che registreremo a New Delhi e dintorni, invece l'intenzione è un po' diversa. Si tratta di leggere il Vangelo oggi nel contesto del dialogo interreligioso, un po' come se il Vangelo uscisse dal clima protetto delle nostre chiese e venisse letto sulla scena grande del mondo. Il Vangelo ha superato la grande crisi degli ultimi tre secoli, che era la crisi della critica storica. Cioè il Vangelo è stato sottoposto come nessun altro libro a un vaglio tremendo, parola per parola, e questo bagno forte non l'ha dissolto, l'ha purificato. Il Vangelo, Cristo, è ancora attuale in Europa, forse di più di quanto lo era nel 700 e nell'800. Supererà il Vangelo anche questa nuova sfida di oggi, che è il dialogo, il confronto con le altre religioni? Io che vi parlo, carissimi amici, sono convinto dal profondo del cuore che sì. Ma il Vangelo non vincerà questa sfida umiliando le altre religioni o sradicandole dalla faccia della terra, al contrario, nobilitandole, facendocele amare di più, non di meno. Vale anche per le altre religioni quello che Gesù diceva della legge mosaica e dell'Antico Testamento: non sono venuto per abolire ma per dare compimento. E adesso però è tempo che vi dica dove ci troviamo. Ci troviamo a New Delhi, nel Baha'i Temple, il tempio della religione Baha'i, ma ci facciamo spiegare il resto abbondantemente dai responsabili del posto, che sono stati gentilissimi con noi. Abbiamo con noi Mr. Anil Sarwal, che è il segretario generale dell'assemblea Baha'i in India. Adesso vi domandiamo di dirci qualcosa su questo monumento splendido. Mr. Sarwal, ci potrebbe dire qualcosa di questo monumento? I'm very happy to welcome you to this Baha'i House of Worship. Sono molto felice di darvi il benvenuto. Questo è il tempio che i Baha'i hanno costruito per amore di Dio e l'hanno dedicato all'umanità intera. Questo tempio è visitato ogni giorno da circa 10.000 persone. Di ogni religione, immagino. Sì, di tutte le razze, religioni e lingue. Ed è meraviglioso vederli venire nel tempio e pregare tutti insieme. Come vedono le altre religioni qui in India la presenza di questo tempio Baha'i? Noi abbiamo con le altre fedi degli ottimi rapporti. I Baha'i accettano l'unicità di Dio, l'unicità della religione e l'unicità di tutti i profeti. Noi accettiamo il Signore Gesù Cristo nello stesso modo in cui accettiamo Baha'u'llah. Non abbiamo nessun problema a pregare Krishna o Buddha o a leggere le sacre scritture come il Corano, la Bibbia, il Kitab Aqdas, che è la Bibbia Baha'i, la Gita o il Ramayana. Come può vedere, nell'ora della preghiera cantiamo dei brani estratti da tutte le sacre scritture. Chatrughun Jivnani è l'incaricato delle public relations di questo tempio Baha'i. Mr. Jivnani, ci piacerebbe sapere, Mr. Jivnani, qualcosa della vostra religione. We believe in the essential unity of all the religions. Noi crediamo nel senso di unità di tutte le religioni e crediamo che ogni religione nasce con lo stesso proposito di amare Dio e di unire l'umanità, come può vedere da questo pannello del cristianesimo, che dice di amare Dio con tutta l'anima e amare il nostro prossimo come noi stessi. L'Islam dice di tenere unite tribù e nazioni, e la fede Baha'i, che dice di comportarci come fratelli, perché siamo frutti dello stesso albero e foglie dello stesso ramo. Potrebbe spiegarci il significato del vostro simbolo? Queste tre linee che vedete rappresentano il regno di Dio, il regno della manifestazione di Dio e il regno dell'uomo, la linea che passa attraverso lo Spirito Santo che collega i tre regni. What is the main... Quali sono i testi principali che avete scelto? Ogni testo religioso è pieno di gemme.
Questo è dalla Bhagavad Gita, parla della pace e dell'armonia da raggiungere in noi stessi. Così il buddismo dice che non ci dovrebbero essere conflitti. E anche l'ebraismo parla della pace. Noi crediamo che tutte le religioni nella loro essenza sono uguali e tutte insegnano gli stessi valori. Se c'è una differenza è nella legge sociale della religione, perché ogni religione è nata in un momento storico diverso, in un popolo diverso, ma è lo stesso padre che ha creato l'umanità e che continuerà ad educarla mandando i suoi profeti come Krishna, Buddha, Gesù, Maometto e Baha'u'llah, e nel futuro ce ne saranno degli altri. Possiamo rallegrarci, carissimi amici, che da una società come la nostra, minacciata dalla violenza, dal materialismo e dal brutto, scompaiano delle realtà come queste che predicano invece la pace, l'unità, l'uguaglianza delle razze e dei sessi. Il Vangelo di domani, carissimi amici, ora che adesso arriviamo al Vangelo, ci lancia proprio una di quelle sfide di cui vi parlavo. È tratto naturalmente dal Vangelo di Giovanni, la quinta domenica di Quaresima, e posso solo sottolineare una frase. Gesù dice al termine di questo brano: io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Appena si è finito di leggere questa frase, nasce subito naturalmente l'obiezione. E come possiamo credere a questo quando dopo 2000 anni non vediamo che Gesù ha attirato a sé tutti gli uomini? La presenza, specialmente qui in India, di tante religioni ne è la prova. Però, carissimi amici, siamo sicuri noi di aver guardato bene le cose? Perché Gesù ha diversi modi di attirare a sé tutte le creature, non uno solo, cioè la fede esplicita in Lui, anche se questa rimane naturalmente la via ordinaria. Un primo modo che Gesù ha di attirare tutti a sé è la sofferenza umana. Da quando Gesù ha preso su di sé il dolore umano è in qualche modo redentivo, unisce a lui. Il Papa diceva che il dolore stabilisce un canale attraverso cui le energie della croce di Cristo passano attraverso gli uomini. E il dolore, si sa, è universale, è un universale sacramento di salvezza. Un altro modo che Gesù ha di attirare tutti a sé è quello di attirare verso gli altri, cioè verso i poveri, gli affamati, i bisognosi, i carcerati. Ha detto: l'avete fatto a me, questo l'ha detto solo lui. Possiamo pensare che ci sia ancora un altro modo con cui Gesù attira a sé gli uomini, e cioè attraverso quello che c'è di valido e di vero nelle altre religioni? Io che vi parlo sono profondamente convinto di sì, che questo è un modo con cui Gesù ha di attirare a sé le persone. Naturalmente dobbiamo distinguere, non è che possiamo accettare indiscriminatamente tutto quello che avviene in altre religioni. Certo, qui questa religione Bacai, tutto avete visto, è molto semplice, sobrio e bello anche, ma non dappertutto c'è la stessa trasparenza. Il Concilio Vaticano II ha riconosciuto che nelle altre religioni ci sono molti elementi validi, buoni, veri. Ora, il bello, il vero, il buono, Dio non lo tollera solamente, lo vuole, lo usa. Dunque Gesù usa anche questo che c'è di buono nelle altre religioni per attirare a sé. Questo sia ben chiaro, secondo la Chiesa e anche secondo quello che io pure condivido, finché le persone non giungano in coscienza a riconoscere chi è Gesù Cristo, che cioè lui non è solo uno dei profeti, ma è il figlio di Dio fatto uomo. Però finché non si arriva a riconoscere questo, le altre religioni possono essere vie implicite con cui Gesù attira a sé, cioè unisce al proprio mistero pasquale, dice il Vaticano II, cioè trasmette le forze della propria redenzione. Carissimi amici, io lo so che questo può suonare per molti, questo discorso, alquanto duro, provocatorio, però credo che questa è l'esigenza della fede cristiana, su quale si gioca la fede cristiana. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo mio. E ha detto: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Come possiamo noi, di nostra iniziativa, noi cristiani, pensare che ormai il Vangelo ha esaurito tutta la sua carica missionaria e dove è arrivato non può pretendere di più? Sarebbe un'omissione, un torto che facciamo non solo a Cristo ma anche agli altri popoli, perché forse le altre religioni non ci perdono molto a non conoscere noi cristiani, ma ci perdono tanto a non conoscere Cristo. Questo è quello che importa. Voi direte: e allora il pluralismo religioso dove va a finire? Bene, secondo me il pluralismo religioso
non consiste nel ritenere tutti i fondatori religiosi alla stessa stregua, consiste nel riconoscere a ogni persona il diritto di seguire la religione che in coscienza ritiene vera. Questo è un sacrosanto diritto, e quindi di difenderla e anche di propagarla, però con mezzi pacifici, degni di una religione, non con la forza, non con la violenza. San Pietro, primo cristiano, diceva con dolcezza e rispetto, dando ragione a tutti della propria speranza. Nel frattempo, carissimi amici, ci sono tante cose che noi possiamo condividere, i credenti, con le varie altre religioni. Per esempio questa bellissima preghiera del fondatore della religione Bacai, che possiamo fare nostra, che vi voglio leggere. O tu, il cui volto è l'oggetto della mia adorazione, la cui bellezza è il mio santuario, la cui dimora è lo scopo della mia vita, la cui lode è la mia speranza, la cui provvidenza è il mio compagno, il cui amore è la causa della mia esistenza, il cui ricordo è il mio conforto, la cui vicinanza è il mio desiderio, la cui presenza è la mia più alta aspirazione, io ti prego, non togliere da me le cose che tu hai ordinato per i tuoi servi. Dammi ciò che mi occorre per questa vita e per quella futura. Pace e bene a tutti.